questa mattina mi ha consentito di rituffarmi un po' nel mio passato barese di alcuni anni. Alle forze dell'ordine, ai rappresentanti del comune di Viggiano, paese di origine del senatore Vito Reale, sostenitore della nostra causa per l'autonomia, ai parenti del professor Angelo Raffaele Pace, presidente del comitato promotore per l'autonomia, alcuni suoi parenti. In questi giorni ho raccolto una testimonianza veramente significativa. Io non ho un ricordo di Angelo Raffaele Pace se non attraverso immagini fotografiche, però questa cosa che mi è stata riferita da uno dei suoi parenti veramente è una cosa molto ma molto importante. Un uomo che ha fatto della sua vita e l'ha improntata su tre elementi e valori fondamentali: la famiglia, la scuola, ha formato generazioni nel nostro comune, e il suo amore per Figliano. Alla rappresentanza un saluto anche degli alunni del nostro istituto scolastico, ai quali la nostra amministrazione ha pensato nell'approntare questo piccolo opuscolo. Non è un volume che ricalca il volume precedente del cinquantesimo, perché già in circolazione, ma un volumetto fruibile proprio per le nuove generazioni che possano comprendere, capire quella che è stata la loro origine. Ed infine un particolare ed un affettuoso saluto e un ringraziamento per la loro partecipazione. Vedo che alcuni sono pervenuti anche da fuori Figliano, che stanno da anni magari in altre città. A tutti i nati nel 52, che vedo qui nelle file. Primo anno della nostra autonomia. A me è stato affidato il compito, ma cercherò di essere il più breve possibile, di tracciare un cammino di 60 anni di storia del nostro comune, e che è molto difficile da riassumere, soprattutto se si vuole considerare l'inizio delle prime forme di comunità del nostro territorio. A grandi linee possiamo dire che l'origine e le fasi evolutive del nostro paese non hanno un'adeguata spiegazione per scarsità di storiografia. Tuttavia, i primi insediamenti si riferiscono alla temporanea e poi più stabile presenza di contadini e pastori di Avigliano. Pertanto la nostra storia iniziale, che è secolare, come contrada, come primi caseggiati, se ne può apprezzare il contesto da questa mappa del 1783 che è raffigurata qui davanti al palco. Quindi la nostra storia non può che essere quella che si identifica ovviamente con quella del comune di Avigliano. Da alcuni documenti si può apprendere della presenza nei nostri luoghi di un certo Figliano di Pace, cittadino avigliano. Risulta che a Potenza, mi sembra, ci siano alcuni cittadini che portano il cognome Figliano. Quindi evidentemente la denominazione originaria di Figliani, poi trasformata in Figliano, che compare sempre su quella mappa, è evidente che fa riferimento a questa storia. Dopodiché, da questo Figliano di Pace, cittadino avigliano, con ogni probabilità ha avuto origine il nome del nostro paese, Figliano. All'epoca infatti spesso accadeva che un nome, oltre ad essere ereditato dai discendenti, finiva col diventare il nome di una contrada. Di qui l'origine del toponimo Contrada Figliani, originariamente, per diventare poi Figliano, come frazione del comune di Avigliano. Quindi dal soprannome della famiglia Pace scaturì il nome del nostro paese.
Fidiano rimarrà frazione di Avigliano fino a tutto il 1951. La causa di separazione e di richiesta di autonomia ebbe inizio nel 1948 per iniziativa appunto di alcuni maestri della locale scuola elementare, che costituirono un comitato presieduto dal nostro concittadino Angelo Raffaele Tacce. Dopo non poche vicissitudini e controversie, come ovvio pensare, grazie all'apporto significativo e totalmente disinteressato, perché originario di una zona completamente diversa dalla nostra, del senatore Vito Reale, Fidiano ottenne la tanto agognata autonomia. Il decreto istitutivo del nuovo comune seguì il normale percorso, ebbe il visto dell'allora ministro di Grazia e Giustizia, onorevole Piccioni, la registrazione della Corte dei Conti e infine la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 13 settembre 51. Gli ultimi mesi del 1951 servirono ad impiantare il nuovo comune, con la guida del commissario prefettizio Michele Pergola e del segretario comunale Sisti di Rio Nero in Vulture. In tal modo, il 1 gennaio 1952, il comune diventava pienamente operativo. Il primo consiglio comunale si insediò l'8 giugno 1952, sotto la guida del primo sindaco Leonardo Luigi Rosa. Per tutti gli anni 50, Fidiano non ebbe grandi trasformazioni strutturali, mantenendo l'aspetto paesaggistico che aveva da frazione. Erano gli anni in cui in poche abitazioni vi era l'acqua potabile e tantomeno in alcuni casi i servizi igienici. Gli animali da somo o da tiro, indispensabili per il lavoro dei campi, vivevano all'interno delle stesse abitazioni. Fidiano rifletteva la situazione che vi era in tutta la Basilicata, quella di una società contadina in parte rinfrancata dalla grande riforma agraria. Tuttavia era un'agricoltura povera di mezzi che si reggeva sulla cosiddetta aiutarella, cioè l'aiuto reciproco tra le famiglie fidianesi, quasi tutte dedite all'agricoltura e all'allevamento. Verso la fine degli anni 50 ha avuto inizio l'esodo verso i paesi europei, Francia, Svizzera, Belgio, Germania, in cerca di lavoro. Sembra quasi che nei tempi attuali stiamo per ripercorrere la stessa storia. Il paese cominciò a svuotarsi e l'agricoltura già povera subì un ulteriore depauperamento. Intanto, dal punto di vista amministrativo, il comune cominciò a dotarsi di personale sempre più qualificato per assicurare i servizi alla comunità e consentire alla macchina amministrativa di poter procedere. Gli anni 60 furono gli anni di inizio della svolta. Fidiano, come altri comuni della Basilicata, usufruì di fondi per l'ammodernamento infrastrutturale, strade, ponti, edifici scolastici, all'epoca in tutte le frazioni. Nuovo impianto di illuminazione pubblica, sistemazione e pavimentazione vie principali. Le amministrazioni che si avvicendarono alla guida del comune furono tutte democristiane, fino al 17/11/1968, con sindaco Antonino Pace. Come già detto, gli anni 60 furono di ammodernamento, tuttavia il problema fondamentale, come molti miei coetanei e magari anche più avanti di età, rimaneva il problema dell'approvvigionamento idrico, poiché cominciava ad esserci maggiore richiesta nelle abitazioni private. Non sono mancate a tal proposito dimostrazioni di piazza che possono essere ammirate nella mostra fotografica curata nei minimi particolari dalla Cinefoto Grosso. Dimostrazioni di piazza, tuttavia l'annoso problema dell'acqua si protrarrà ancora per molti anni, troverà la sua soluzione qualche decennio più tardi. Un altro problema
appena accennato già, animò questo decennio, la vicenda del Bosco di Monte Caruso. Problema esistente già nel lontano 1700. Molte contrade del versante di Avigliano e di Filiano erano coinvolte nella questione. Per quanto attiene ai cittadini di Filiano, erano interessate all'economia del bosco 110 famiglie. Di Luponio, Imperatrice, Sterpeto, Vaccaro e Pantani di Ricci. Le manifestazioni di protesta fino all'occupazione del bosco si svolsero tra il 66 e il 67. In breve, si era sparsa la notizia che il principe Doria stava trattando la vendita del bosco alla ditta Calice Libutti di Rio Nero. Tale ditta lo avrebbe tagliato, venduto in parte alle Ferrovie dello Stato per traversine, e la parte rimanente sarebbe stata venduta come legna per combustibile. Evidentemente tale operazione andava a togliere sostentamento a molte famiglie che vivevano di questa attività boschiva. La caparbietà, l'ostinazione di questo nucleo di contadini avigliani e filiani si chiuderanno con la realizzazione del nuovo municipio, non senza polemiche e discussioni relative alla sua ubicazione. Al punto, secondo il pensiero di qualche protagonista dell'epoca, da determinare la crisi dell'amministrazione comunale esistente all'epoca. Gli anni 70, dopo il periodo di commissariamento 15 febbraio 68, 8 dicembre 68, l'esito elettorale portò alla svolta di un'amministrazione di sinistra, centro-sinistra, con sindaco Donato Bardi. La sua amministrazione, come già detto, durò 20 anni. Ma l'evento più importante degli anni 70, che non interessa solo il comune di Filiano, furono le elezioni, le prime elezioni regionali, in un clima di grande attesa, poiché si era consapevoli che l'esercizio di una forma di autogoverno regionale non avrebbe che potuto giovare all'intera e virtuosa comunità della Basilicata intera. Ovviamente a trarne un qualche giovamento fu anche la nostra piccola comunità filianese, in quanto dai dati del censimento 1971 emerse una inversione di tendenza relativa al flusso migratorio, con un incremento dell'occupazione soprattutto nel terziario. Negli anni 70 si realizzerà la grande opera della copertura di Fosso Chiarrone, che darà continuità tra Filiano Centro e Rione Pace. In quell'area poi successivamente si impianterà Villa Mancini e tutta la zona impiantistica sportiva. Oltre a ciò verrà individuato il sito dove attualmente si trova Rione Parco. Anche le frazioni, almeno quelle maggiori, ebbero in questo decennio un significativo miglioramento, sia per la viabilità che per l'edilizia pubblica e privata. Gli anni Ottanta saranno contraddistinti dal sisma, noto a tutti. Il 23 novembre dell'80 alle 19:34 un tremendo terremoto sconvolse la Campania e la Basilicata, seminando morte e distruzione. Della Basilicata si contarono 146 morti, 197 feriti e 36.500 senza tetto. Risultò particolarmente colpita la fascia più prossima all'Alta Irpinia. L'area direttamente interessata dal sisma comprendeva la fascia appenninica settentrionale e centrale della Basilicata, interessando anche la nostra valle di Vitalba. Il territorio del nostro comune non ha avuto vittime, ma ha riscontrato notevoli danni a fabbricati e strutture di aziende dedite all'agricoltura e all'allevamento. Il dibattito che subito dopo i primissimi interventi di soccorso prese corpo, con la partecipazione di tutte le forze politiche e delle autonomie locali, non poteva non tener conto di tutti i problemi nella loro complessità. Emerse subito la necessità
di proporre una strategia di intervento che andasse oltre il danno subito, che non assumesse come obiettivi solo la ricostruzione materiale degli edifici danneggiati, ma anche lo sviluppo dell'intera regione. Anche nel nostro comune si svilupparono zone destinate all'insediamento di aree industriali ed artigianali. Tuttavia, purtroppo, se ci si guarda intorno, molte di quelle aree ancora oggi non risultano adeguatamente sfruttate. In altre parole, non c'è stato lo sviluppo che ci si attendeva, con il risultato di una evidente penuria di lavoro ancora oggi presente. A tal proposito, mi viene in mente ciò che ho letto pochi giorni fa su un quotidiano, che mi ha lasciato piuttosto, diciamo perplesso, se non addirittura esterrefatto. Il vedere classificata, da secondo il piano emanato dal governo Monti, piano Salva Sud, la Basilicata non più come regione povera, ma come regione media. Io sono rimasto un po' a leggere questo, un po' allibito, perché questo significa che la nostra regione è stata esclusa dall'obiettivo 1 per quanto riguarda i finanziamenti europei. E significa che gradualmente noi usciremo da questa risorsa che si può attingere entro il 2016-17. È una cosa che sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso. Quindi, se il problema che permane è questo, la carenza di lavoro, bene, questa decisione, secondo il mio modesto avviso, ci penalizza non poco. Gli ultimi due decenni, dal 92 ad oggi, le amministrazioni che si sono alternate nella gestione del comune, pur nella ristrettezza dei finanziamenti, si sono adoperate a consolidare l'esistente, migliorando in maniera graduale, ma con una costanza di interventi, ci si è impegnati a migliorare le infrastrutture esistenti nel territorio comunale. Basta muoversi, girare nel territorio per rendersi conto dello stato avanzato dei nostri centri abitati, a partire da Figliano Centro fino alle frazioni più grandi e alle numerose condanne. È il caso di ricordare che il nostro comune è costituito dal centro capoluogo Figliano e da ben 55 località tra frazioni e contrade. E questo lo si può evincere da questa chicca curata, per così dire, dal grafico Luciano Colucci, che ha riportato questa linea, che è la linea di confine in copertina tra il comune di Figliano e quello di Avigliano. E il tratteggio, facendoci caso, è composta esattamente da 55 punti, le 55 tra contrade e frazioni. Quindi questo eccessivo frazionamento del nostro territorio è chiaro che rende complesso il problema nel fornire servizi efficienti all'intera comunità. Tuttavia, nonostante tali oggettive difficoltà, si può affermare che l'intera comunità gode di buoni servizi. Sarebbe qui troppo lungo e anche noioso elencare tutto ciò che è stato realizzato in questi ultimi 20 anni: aree sportive attrezzate, verde pubblico attrezzato, rifacimento di reti idriche e fognarie, viabilità, rete gas metano con successivi ampliamenti di fruizione, sistemazione di pavimentazione nei vari centri abitati, e senza dimenticare l'informatizzazione degli uffici e servizi amministrativi del nostro comune, che dal punto di vista dell'efficienza dei servizi forse costituisce il nostro fiore all'occhiello come comune. Siamo stati uno, è stato, non siamo, io sono buon ultimo arrivato, è stato sicuramente uno dei primi comuni a informatizzare i servizi e ad istituire l'albo pretorio online, per cui ogni cittadino può inserirsi e leggere tutte le determinazioni, delibere, atti consiliari, ordinanze e quant'altro.
Infine, di particolare rilevanza per lo sviluppo negli anni a venire del nostro comune è la realizzazione che si andrà ad inserire in quel discorso fatto prima dal sindaco di Avigliano. Mi riferisco alla realizzazione di una struttura di ricezione per il sito di notevole interesse archeologico in località Carpini. Questo sommario e riduttivo elenco ci consente, credo, poi lascio al giudizio di tutti, che il nostro comune in linea di massima è stato sempre ben amministrato. Mi avvio alla conclusione con un riferimento alla vivacità anche culturale del nostro piccolo centro abitato, la nostra piccola comunità. La nostra comunità, anche se piccola, alquanto dispersiva per ciò che ho detto prima, mostra una notevole vivacità intellettuale, in virtù della presenza di associazioni, in primo luogo la più antica, la Società di Mutuo Soccorso, poi la Proloco, che opera su tutto il territorio, e infine le varie associazioni che esistono anche nelle nostre frazioni. Figliano poi, come già detto, è depositaria di uno dei più prelibati patrimoni gastronomici, la produzione del prodotto. E quest'anno ricorre la sua 40ª edizione della Sagra. La consapevolezza appunto di produrre formaggio di alta qualità ha indotto gli allevatori e gli amministratori, in anni addietro, a costituire un consorzio per la tutela, la produzione e la commercializzazione del prodotto, attraverso l'acquisizione del riconoscimento del marchio DOP. Ormai per molti questo è diventato un appuntamento d'obbligo, quello della Sagra, che richiama a Figliano migliaia di persone. Altro evento degno di nota è la rievocazione della Via Crucis, che è partita dal 1984, quella di Figliano. Credo che un paio di edizioni, 3-4, anche a Scalera si sono tenute di Via Crucis. E infine la giornata tipica del mietitore, l'humus, che ormai è un evento istituzionalizzato in egual misura con la Sagra e si tiene il 17 agosto di ogni anno. Poi interessanti sono anche gli incontri culturali, musicali, teatrali, che si svolgono d'estate nell'accogliente piazza Santissimo Rosario, attigua alla piazzetta Sandro Pertini, all'interno di un cartellone di manifestazioni estate a Figliano, curato dalla Proloco. Non mancano poi infine anche appuntamenti di carattere culturale nell'arco dell'intero anno. Non rimane che augurare, in particolar modo, ripeto, ai nati nel 52 che hanno rappresentato il primo registro ufficiale anagrafico del nostro comune, e augurare all'intera cittadinanza di ricordare questi eventi, non al fine di commemorarli, perché il miglior modo per dimenticare le cose è quando si commemorano. Non bisogna commemorarli, bisogna ricordarli e soprattutto, e questo è il senso, lo dicevo prima, di questo opuscolo molto agile che riceveranno tutti gli alunni, ma tutti i cittadini, in maniera tale che possano perpetrare, continuare a ricordare quello che è stato il cammino del nostro comune. Grazie. Prima di continuare vorrei dare spazio al presidente Sacco per la consegna di un riconoscimento. Piatto. Allo stesso modo anche il comune di Viggiano vuole omaggiare i presenti di un regalo. Prego. È semplicemente un libro fotografico
Don Paolo mi perdonerà, vedo là uno suo stretto collaboratore, perché prima ho detto Viggiano viene ricordato per due cose, invece per tre, e sicuramente la prima è la Madonna. Quindi è Don Giovanni Conte se l'era già segnato al dito e credo che l'avrebbe detto a Don Paolo. Quindi Viggiano per la prima cosa, diciamo, è noto dai secoli passati per la Madonna, poi per il petrolio e per la musica. Quindi è un libro che è molto bello, fotografico, quindi vengono riprodotte le immagini più significative sia del nostro territorio ma soprattutto della processione che accompagna la Madonna sia quando sale sul monte che quando scende. Analogo regalo faccio al Presidente del Consiglio, della provincia, a Sua Eccellenza il Prefetto, ho avuto già modo di regalarlo in occasione di una sua visita di Viggiano. E come ha detto prima, il Prefetto sta girando tutti i comuni, non era mai successo che un Prefetto direttamente si recasse a far visita. Bravo. Solo decidere chi deve spostare l'evento fra Viggiano e Filiano, perché noi festeggiamo la Sagra del Pecorino la prima domenica di settembre, poi invece festeggiata la Madonna di Viggiano, che poi è la patrona dell'intera regione, la prima domenica di settembre. Non a caso io qualche volta parlando con il collega professor Prinzi ho detto dobbiamo trovare un modo la stessa cosa ho detto a Don Giovanni Conte quando mi ha annunciato invitandomi quando lui farà la sua festa che sarà ordinato sacerdote, ho detto spero che non coincida con la Sagra del Pecorino o con... infatti poi mi ha detto che lui sarà ordinato sacerdote il 12 di settembre e ho già dato assicurazione a Don Giovanni Conte, lo ribadisco qui stamattina al primo cittadino e al collega Vittorio Prinzi, che Filiano sarà rappresentato oltre che dal parroco Don Mariano, dal sottoscritto, la giunta e tutti gli amici che si sono già particolarmente affezionati a Don Giovanni Conte. Bene. Rimanendo sempre a Viggiano, do il benvenuto al professor Vittorio Prinzi, che oltre che storico è anche consigliere provinciale. Prego. Ho ascoltato con molto piacere ed interesse tutte le cose fin qui dette in riferimento all'impegno del mio illustre concittadino Vito Reale, soprattutto per ottenere l'autonomia amministrativa di questa comunità. Io mi limiterò a seguire e descrivere solo brevemente il percorso della sua vita, della sua attività politico-istituzionale, nell'intento di offrire il contesto storico nel quale si colloca l'opera benemerita svolta per questa comunità e di far conoscere, soprattutto ai più giovani, la personalità di uno dei protagonisti della vita politica in Basilicata prima e dopo il fascismo, con l'auspicio, è stato già detto, che quando prima le nipoti, saluto con vero affetto, ce lo facciano conoscere ancora di più attraverso la pubblicazione di lettere e di scritti che sono in possesso della famiglia. La storia non si scrive sulle chiacchiere, si scrive sui documenti e noi approfittiamo di questa occasione, l'ha fatto già il sindaco, per chiedervi che ci facciate regalo, dono di documenti che possano ancor meglio illustrare la personalità del senatore Reale. Saluto con sentimenti di vera stima e di sincera amicizia il sindaco Giuseppe Nella,
e lo ringrazio per aver voluto Viggiano in qualche modo coprotagonista del 60° anniversario dell'autonomia comunale, nel ricordo di un eminente uomo politico che appunto unisce i nostri due comuni, ossia il senatore Reale, cittadino di Viggiano, certo per nascita, e primo cittadino di Filiano per nomina e riconoscenza, poiché credette nella giusta causa e nella legittima aspirazione degli abitanti di queste contrade di costituirsi in comune autonomo rispetto ad Avigliano. Ne divenne fiero e generoso sostenitore e mostrò di essere un vero protettore, tra virgolette, come più volte ricordato dagli stessi promotori della lotta, che molto opportunamente lo avevano scelto per tale ruolo in un'operazione che nascondeva tantissime insidie e tantissime difficoltà politiche e burocratiche. E fatto singolare, volle chiudere proprio qui, a Filiano, la sua lunga e generosa attività, quando il 1 aprile del 1951 venne a festeggiare l'istituzione del nuovo comune e a trascorrervi una intera giornata che, disse, mi ricorderà la chiusura della mia vita politica tra un popolo plaudente che ho sempre amato e a cui oggi ho portato il dono promesso, terminando di assolvere così l'ultimo impegno della mia vita di parlamentare. Nato dunque a Viggiano nel 1883, figlio di un piccolo proprietario terriero, conseguì la laurea in giurisprudenza e avviò l'esercizio della sua professione a Roma, senza mai recidere i legami con la sua terra d'origine. Infatti cominciò la sua esperienza politica proprio nel paese natale, all'ombra del socialismo interpretato in Basilicata da Ciccotti e Pignatari, quel socialismo di tipo urbano che calamitava il ceto impiegatizio e piccolo borghese e si sforzava in quell'inizio del Novecento di estendere la sua rete di influenza attraverso l'istituzione di circoli e di società operaie di mutuo soccorso in molti comuni della provincia e di conquistarne le amministrazioni facendo leva sul cosiddetto programma minimo. In tale cornice erano sorti in quegli anni a Viggiano la sezione socialista Edmondo De Amicis e il periodico quindicinale socialista Il Ribelle, di cui parlava già il sindaco. Il giovane avvocato Reale fece parte prima del Club Zanardelli, associazione di notabili locali, e poi, stuzzicato dai socialisti che gli rimproveravano di tradire le sue origini e la sua appartenenza sociale, diede vita nel settembre del 1909 alla Società Operaia, associazione, così come recitava lo statuto, fra la classe media e il popolo, allo scopo di promuovere il benessere dei soci e di partecipare direttamente alla vita pubblica del proprio paese. In tal modo, mostrando capacità di mediazione e di pragmatismo, contribuì notevolmente alla vittoria del blocco popolare che portò i socialmassonici al governo di Viggiano, di cui fu sindaco dal 1909 al 1914. Fu quella un'esperienza pressoché inedita in Basilicata, simile a quella successiva avviata a Potenza nell'agosto del 1912, quando anche lì, proprio nel capoluogo, socialisti e massoni, da Pignatari a Janora, Labate, Morlino, Renza, ottennero un sorprendente successo elettorale, dopo oltre 10 anni di difficile e contestata amministrazione Vaccaro. Reale, socialista riformista, già attento però all'ascesa di Nitti,
forse per rendere ancora più solida l'alleanza elettorale dei socialisti con i fratelli massoni, nonostante l'aspro dibattito sulla incompatibilità della doppia appartenenza all'interno del Partito Socialista e la decisa posizione assunta dal Cicotti, si affiliò nell'aprile del 1910 alla loggia Mario Pagano di Viggiano, alla quale aderiva una parte molto significativa della media e soprattutto piccola borghesia locale. Si trattava, certo, di una massoneria ancora impregnata di ideali risorgimentali e convinta sostenitrice dei principi di libertà, uguaglianza, fratellanza universale, patriottismo, ereditati dalla Rivoluzione francese, e del rispetto delle istituzioni e del potere, di cui magari servirsi talvolta a fini politici, economici e per la diffusione dell'ordine massonico della cosiddetta grande famiglia. Da sindaco dunque di un'amministrazione social-massonica e da massone, egli nello stesso anno, nel 1910, contese e con successo al suo concittadino medico Enrico Nigro nel mandamento di Viggiano Massicovetere il seggio nel consiglio provinciale, e una volta divenuto consigliere provinciale, e lo fu ininterrottamente fino al 1920, cominciò ad occuparsi sempre meno del municipio di Viggiano, dove, indicato con lo pseudonimo di Relir, subiva feroci attacchi da parte dei suoi avversari e dello stesso Foglio Socialista, il Ribelle, che lo accusavano di opportunismo ed arrivismo. E in effetti, rivolto com'era verso più ambiziosi traguardi, l'attività politico-amministrativa intrapresa a Viggiano gli fece solo da sgabello per un'esperienza politica che si rivelerà sempre più intensa e importante. Infatti, già nei primi anni di frequentazioni potentine, aveva uno studio di avvocato lì a Potenza, si avvicinò a Nitti, ne condivise il progetto di riforme, in una stagione in verità di grande fervore economico, quella avviata con la gestione della legge speciale per la Basilicata del 1904, che registrava come protagonisti proprio uomini legati a Nitti, del calibro di Indrio, Cagli, Azimonti, Omodeo, Nardi Beltrame, il prefetto 40, tutti presso il commissariato civile e la Cassa Provinciale di Credito Agrario. Fu presidente del Consorzio Agrario di Potenza e all'interno del nittismo fece passi ulteriori, diventando il maggiore organizzatore del partito nittiano in Basilicata e contribuendo notevolmente al suo successo elettorale nel novembre del 1919, quando Nitti, allora presidente del Consiglio dei Ministri, ottenne ben 8 seggi al Parlamento su 10. Gli altri andarono ai nazionalisti. E in quell'occasione, diciamolo pure, non fu ininfluente il concorso della massoneria, che come a livello nazionale si mobilitò anche a Potenza. Tali risultati elettorali, in realtà, furono abbastanza anomali rispetto al dato nazionale, dove fu evidente la crisi dei liberal democratici e l'affermazione dei due maggiori partiti di massa, il socialista e il cattolico. Il disegno di Nitti era quello di arrivare anche in Basilicata alla formazione di un gruppo dirigente modernamente borghese che ne accompagnasse lo sviluppo civile, sociale ed economico, attraverso un processo di modernizzazione e di industrializzazione del Mezzogiorno, nel quale si avvertisse, come spesso ripeteva, l'acre piacere delle lotte economiche. Come è noto, il Ministero Nitti, dal giugno 1919, sopravvisse solo fino al giugno 1920, e il nittismo, in quel frangente, nel clima di radicalizzazione del primo dopoguerra, che preludeva ormai all'avvento del fascismo, non ebbe il tempo di crescere e di consolidarsi
a causa della crisi dello Stato liberale e dell'accesso delle masse alla guida dei processi democratici e nell'organizzazione di partiti nati da poco, quali il Partito Popolare, il Partito Comunista, accanto all'ormai non più giovane e collaudato Partito Socialista. Reale segretario della Commissione Permanente per gli Affari Interni nel biennio 1919-1921, assistette ad un ritorno al governo di Giolitti, che come Nitti durò poco davanti alla fiumana sconvolgente ed ormai irresistibile del fascismo. Eletto nuovamente deputato per la Basilicata nella lista nittiana nel 1921, vide impotente il crollo delle istituzioni democratiche e l'avvento di Mussolini. In occasione delle elezioni dell'aprile 1924, che segnarono il successo del Partito Nazionale Fascista e tutto ciò che ne seguì con il delitto Matteotti, dispiaciuto per la posizione astensionista assunta da Nitti, entrò in contatto con Emilio Lussu, che aveva costituito il Partito d'Azione. Confortato tuttavia sempre dalla stima e dall'amicizia di Nitti, che già nel giugno del 1924 dovette rifugiarsi a Parigi, e vicino ormai all'azionismo reale per tutto il periodo del regime, fu animatore insieme al giornalista Giuseppe Piumiento della resistenza liberale al fascismo lucano. Una resistenza non inutile, perché il nittismo aveva lasciato tracce profonde nella nostra regione e toccò proprio a Vito Reale riprendere e spendere quell'eredità dopo la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943, quando divenne il punto di riferimento per gli alleati che nel settembre del 1943 lo nominarono sindaco di Potenza. Nomina questa di grande significato perché egli venne di fatto considerato in Basilicata il possibile artefice di un passaggio indolore dal fascismo al postfascismo e il garante della continuità del potere dello Stato liberale. Infatti, nelle more che i vecchi partiti prefascisti si organizzassero, il nittismo rappresentava nella regione l'unica forza politica moderna che negli anni a cavallo della Prima Guerra Mondiale era riuscita ad elaborare un programma e a preparare un personale e un'organizzazione di partito, la quale aveva i suoi punti di forza in decine di comuni della regione, nella sostanziale egemonia che esercitava sulle strutture di potere del capoluogo regionale, nell'appoggio che aveva da parte di una borghesia imprenditrice, mercantile e terriera. È bene ricordarlo, perciò il partito nittiano aveva subito i primi e più violenti attacchi della propaganda e dello squadrismo durante le ultime elezioni generali e libere del 1921. Proprio in questo, nel garantire la continuità dello Stato e del potere, si innesta il tentativo degli antifascisti nittiani sotto la guida appunto di Vito Reale di riprendere la direzione della vita politica e statale della regione, di fatto considerando il fascismo, come spesso si ripeteva, una parentesi, una sciagurata parentesi. Così, nell'eredità del nittismo, Reale ritornò alla ribalta della scena politica e riuscì ad esercitare un'influenza decisiva sul territorio regionale. Dovette forse, quasi certamente, il suo ingresso nel governo che il maresciallo Badoglio costituì a Brindisi, di cui poi divenne sottosegretario agli interni dal novembre 1943 al marzo 1944, soprattutto alla lettera che lo rese famoso in tutta quanta l'Italia, indirizzatagli dall'esilio dal suo amico e patrono Francesco Saverio Nitti, il quale lo esortava il 29 luglio 1943, appena 4 giorni dopo la caduta del fascismo,
a chiamare a raccolta tutti gli amici intorno a Badoglio per aiutarlo a salvare l'Italia nelle circostanze tragiche e caotiche in cui era piombata. E Vito Reale, ben oltre la sua attività di governo, si diede da fare in una fase di grande complessità della vicenda politica italiana, attirandosi soprattutto da parte dei socialisti aspre accuse di trasformismo, di avallo all'immobilismo politico e amministrativo, di tiepidezza nei confronti del sistema di potere fascista. Dapprima egli sollecitò adesione all'azionismo e fece attiva propaganda per il movimento dei Fratelli Rosselli. Nel gennaio del 1944, con Raffaele De Caro, promosse a Bari il Congresso Democratico Liberale. Nel marzo, a Potenza, parlò ai suoi quadri a nome del Partito Democratico Italiano. Infine, nel luglio dello stesso anno, aderì alla Democrazia del Lavoro per partecipare alla vita dei comitati di liberazione. I nittiani erano espressione del ceto medio e piccolo borghese, soprattutto urbano, e delle professioni liberali, che anche durante il fascismo era riuscito a mantenere una sua identità sociale ed economica. E Reale cercava in tutti i modi di rappresentare e di esprimere istanze ed aspettative di questi ceti, anche nel loro bisogno di non lasciarsi emarginare da una situazione politica in movimento che si temeva gravida di rischiosi mutamenti non solo sul terreno istituzionale ma anche nell'ambito dei tradizionali assetti sociali. Per questo, cercando di allontanare da sé e dai suoi l'accusa di trasformismo, egli affermò sempre con orgoglio la continuità del suo impegno patriottico e antifascista, il proprio personale disinteresse, la lungimiranza della propria posizione e delle scelte politiche. Tuttavia, Reale, nella rivendicazione di una indubbia coerenza rispetto all'eredità nittiana, pare, a giudizio di alcuni storici, non comprendesse a fondo, ma è un'osservazione generale che vale per tutto il programma di Nitti e dei nittiani, non comprendesse a fondo la portata di ciò che nella primavera del 1944 stava avvenendo. Egli infatti, commentando la svolta di Salerno impressa da Togliatti, esultò per la revisione e il capovolgimento di atteggiamento del Partito Comunista, che così aveva sfondato, sue parole, il vicolo chiuso che avevano imboccato i comitati di liberazione. Non immaginando forse che l'operazione politica compiuta da Togliatti, se nell'immediato, sfondando appunto il vicolo cieco della questione istituzionale, mirava a dare slancio alla guerra di liberazione antifascista, aveva in sé allo stesso tempo un respiro ben più ampio, ricercando una legittimazione di massa al nuovo Stato antifascista. Di fatto, il capovolgimento della politica del Partito Comunista fu all'origine della svolta e pose le premesse per il fondamento del nuovo Stato, che voleva lasciarsi alle spalle il vecchio impianto dello Stato liberale, creando da subito una distanza e un rovesciamento di prospettiva del governo di Salerno rispetto a quello di Brindisi. Pertanto, non per caso, nell'aprile del 1944, dopo appunto la svolta di Salerno, con la formazione del nuovo ministero Badoglio, Vito Reale uscì dal governo. Continuò tuttavia nel suo impegno, in fitta corrispondenza con Nitti, che da Parigi sarebbe tornato solo nell'estate del 1945, impegno di aggregare intorno alla Unione Democratica i resti della Democrazia del Lavoro, notabili nittiani, liberal conservatori, che come Cerabona, Gioia, Rigirone, Ciasca, sarebbero poi entrati in lista con a capo Nitti per le elezioni alla Costituente. Da allora, da quell'aprile del 1944, come ben intravide Nitti, i termini della lotta politica
divennero assai duri, nonostante i governi di solidarietà nazionale. Infatti più netto divenne lo spiazzamento di quelle forze politiche intermedie che, come Vito Reale, avrebbero voluto semplicemente riaprire una parentesi liberale chiusa dal fascismo. Tanto più forte, in verità, diveniva la propensione di quei ceti medi a fare blocco nel Partito Democristiano, quando più la contesa per la guida e l'organizzazione delle stesse masse meridionali si faceva calda proprio intorno al ruolo dello Stato e alla dimensione e al significato del ricambio delle sue classi dirigenti. Reale, nella primavera del 1945, dalla primavera del 1945 a quella del 1946, fece parte della Consulta Nazionale, cui competeva dare pareri sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi ad essa sottoposti dal governo. Insieme a lui, a rappresentare la Basilicata, altre 10 personalità, tra le quali appunto Nitti, Francesco Cerabona, Attilio Di Napoli, Vincenzo Torrio, Michele Mancino, Vito Girardi, di Avigliano appunto. Fu comunque il 2 giugno del 1946 che Nitti e Reale raccolsero i frutti del loro lavoro politico e alle elezioni per la Costituente le liste nittiane ottennero un notevole successo. L'Unione Democratica Nazionale, infatti, riuscì ad eleggere 41 deputati con il suo 6,8% dei voti complessivi, costituendo dopo i gruppi della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista Italiano per l'Unità Proletaria, del Partito Comunista, il quarto gruppo dell'Assemblea. Ancora più lusinghieri furono, certo, per i nittiani i risultati in Italia Meridionale, dove presero il 15%, e in Basilicata, dove, avendo ottenuto il 22,8% dei voti, essi si ritrovarono subito dopo la Democrazia Cristiana, ma di 6 e 10 punti avanti rispetto al PSIUP e al Partito Comunista. E Reale fu eletto deputato. I suoi interventi in assemblea furono rari, in verità, ma comunque molto significativi per la coerente pretesa di esprimere sempre un decoro e una posizione politica che guardava ormai con sempre maggiore fastidio al metodo, alle forme di organizzazione, ai problemi di una democrazia fondata sui partiti popolari, che vedeva, ahimè, trasmigrare nella Democrazia Cristiana quei ceti medi che egli aveva cercato di rappresentare e di valorizzare. Fu per questo che la significativa presa elettorale di uomini e di orientamenti nittiani fu di corto respiro. Alle elezioni politiche del 1948, appena 2 anni dopo quelle per la Costituente, i consensi si dimezzarono e, specie nel Mezzogiorno, i nittiani furono assorbiti in massa dalla Democrazia Cristiana, contribuendo al suo clamoroso successo del 18 aprile. E ciò in ragione di fondamenta politiche solide, non solo legate al sistema di potere che i dirigenti della DC riuscirono a costruire, ma anche a fatti politici sostanziali legati alla capacità di adesione al tessuto sociale esistente e alla più diffusa ideologia di massa, propri di un partito popolare interclassista e moderno che vedeva in Basilicata emergere in modo sempre più netto la personalità e il ruolo di Emilio Colombo. Eletto in quell'anno al Senato nel blocco nazionale, siamo nel 1948, blocco nazionale che era l'inedito cartello elettorale sorto intorno a quel che rimaneva dell'Unione Democratica Nazionale dai qualunquisti di Giannini, Vito Reale, in assenza di Nitti, che non si era candidato perché scosso profondamente dalla morte della moglie, rappresentò nel Parlamento italiano il tramonto di un'epoca, durante la quale in due tempi, prima e dopo il fascismo, il nittismo quale istanza di modernizzazione dei rapporti economici e degli assetti sociali aveva giocato un ruolo di protagonista nella vita politica lucana.
Fu proprio in questo periodo, 1946-1951, che Don Vito, come veniva abitualmente chiamato da queste parti, lo sapete meglio di me, diede il suo determinante contributo all'autonomia di Figliano, con onestà, moderazione, passione e competenza, come è stato già ben ricordato. Egli si spense a Roma nell'aprile del 1953, appena due mesi più tardi del suo amico, ispiratore e compagno di lotte, Francesco Saverio Nitti. Vorrei lui, del senatore Reale, solo poche semplici parole, pronunciate nel tragico novembre del 1917 in Consiglio Provinciale, che forse ci fa bene ascoltare nel difficile momento storico che stiamo attraversando. Egli diceva: «La vita amministrativa e politica di quest'ora di cimenti non deve paventare il disagio della transizione. Non sgomenti, non incertezze. I nostri atti devono avere un contenuto di sacrifici, di preparazione e di fede per un avvenire veramente migliore». Concludo salutando e ringraziando nuovamente l'amico sindaco Nella e l'intera amministrazione comunale, salutando tutti quanti voi presenti, autorità e cittadini, il tavolo della presidenza e in modo particolare, me lo consentirete, tutti i miei amici e colleghi consiglieri provinciali, in primis il presidente del Consiglio Provinciale di Potenza. E infine consentitemi di rivolgere un particolare saluto a Don Mariano, parroco di questa comunità. Anche lui, vecchio amico, costituisce un anello tra Viggiano e Figliano, poiché prima di venire qui è stato viceparroco a Viggiano per molti anni. E chissà che altri, magari come diceva già il sindaco Nella, il viggianese Don Giovanni Conte, oggi collaboratore di Don Mariano e tra qualche mese sacerdote, in futuro non possa continuare a mantenere vivo questo legame tra le due comunità di Viggiano e Figliano, nel ricordo di Don Vito Reale. Grazie e auguri di cuore a questa bella comunità. Procederemo con l'assegnazione del ricordo a tutti i nati del 1952. Ne sono tanti perché la lista si compone di 73 nominativi. Non credo che siano tutti qui presenti. Io li chiamerò in ordine alfabetico e i chiamati potranno venire a ritirare il ricordo. Bochicchio Donato, Bochicchio Carmela, Caraffa Angelo, Carriero Anna, Carriero Annina, Carriero Giuseppe, Carriero Santoro, Claps Caterina, Colangelo Nicola, Colucci Giuseppe,
in prima fila. Colucci Rosa, Oviello Caterina, Galasso Carmela, ancora Galasso Incoronata del 12 dicembre, La Cerenza Margherita, La Rossa Caterina, La Rossa Caterina del 12 ottobre, La Rossa Giuseppe Antonio, Loffredo Angelo Vito, Lo Russo Salvatore, Lo Vallo Donato, Lo Vallo Rosa, Lucia Rosina, siccome lei è l'istituto, ritiro io. Lucia Vito, non è Macchia Donato, Maio Donata, Mancusi Antonio, Mancusi Maria Giovanna, all'assessore dal fratello, non c'è riuscito. Mari Angelo Michele, Martinelli Giuseppe, Martino Michele, meglio era così, ma che bello ruolo. Massimino Maria, Mecca Angelo Salvatore, Mecca Carmela, Mecca Incoronata, Mecca Pietro, buona testa. Ma tu non sei più giovane. Dicono che grazie. Monaco Francesco, Monaco Donato, Musceca Teresa, Nella Antonio, Nolè Donatina, Nolè Donato, Nolè Vito Donato, Pace Antonia, Pace Carmela, Pace Donata, Pace Carmela. Pace Donatina, Pacella Vita Crescenza, Petruzzi Antonio, Petruzzi Assunta,
Iduzzi Concetta, Rinaldi Beatrice, Rinaldi Domenico, Rinaldi Donato Antonio, Romaniello Leonardo, Savia Donato, Sant'Arsiero Anna, Sant'Arsiero Giovanna, Santoro Donata, Santoro Donato, Santoro Leonardo, Scavone Donato, Bari è presente, Bari sono presente. Se è possibile, devo avere un po' di marchio di materiale. Grazie. Summa Angela, Summa Donato. Sono malato, c'è Summa Angela, sta arrivando. Giratevi per una foto, ti ricordo. Summa Donato. Ecco. Summa Lucia, Summa Vito, Telesca Domenica, Telesca Maria, Telesca Vito Antonio, Zaccagnino Carmine, Zaccagnino Leonardo, allora invito tutti i presenti del 52 a rimanere qui per fare una fotografia insieme.